Ciao ragazze, ciao ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video, ma prima vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e di andare giù nell'info box perché lì, come sempre, troverete tutti i link inerenti ai miei social, come Instagram, che sono sempre Fortuna Facial Makeup, per cui se vi va mi trovate anche lì, sono sempre più aggiornata rispetto al canale. E come sempre troverete il link della mia dolcissima amica Michela del canale Michela P. Le mando un grande bacio e questo video è in collaborazione appunto con lei, dove vi mostreremo e vi parleremo dei nostri detersivi finiti del periodo. Prima di iniziare, sigla. Allora, dunque, iniziamo velocemente perché ho davvero tantissime cose da farvi vedere. La maggior parte sono sempre gli stessi prodotti che io utilizzo, per cui mi trovo sempre bene. Quindi, iniziamo. Allora, il bustone, eccolo qui, il mio solito bustone dell'IKEA stracolmo come sempre. Dunque, devo fare anche un trasferimento perché voi non lo sapete, ma quando io vi registro questi video ho il saccone per trasferire poi le cose. Dunque, iniziamo con la carta. Allora, gran rotolo Tenderly da 4 mi sembra. Vediamo un attimo, sì, da 4 rotoli. Poi, tovaglioli di carta, questi sono i Patrizia. Sono 33 tovaglioli puro vatta di cellulosa, questi qua. Poi fazzoletti in scala, altri tovaglioli, questi qua Patrizia, poi carta igienica Maxi, questi qua da 4, poi altri tovaglioli, quelli della Forlì. Ancora tovaglioli, questi sono i maxi pacco della Vesuvio, tovaglioli monouso, sì, Vesuvio, questi qua, e questi sono quelli doppi, tipo per farvi capire, quelli dei ristoranti, diciamo, quelli doppi doppi, che sono buonissimi. Poi altri fazzoletti, tempo, tempo. Poi abbiamo altra carta, asciugotto della Class, no, Class, questo qui. Poi abbiamo Scotex Wow, i soliti che prendiamo sempre. Poi ho finito le spugnette Spontex, queste sono quelle universali, quelle argentate, diciamo. Poi altre due confezioni di carta igienica Maxi, ancora tovaglioli, fazzoletti di scala. Ancora piatti di plastica, questi sono i Presto Presto, i fondi, e sono quelli rigidi, ottimi. Poi ancora un'altra confezione di Scotex Wow, ma penso che, eccolo, un altro, sempre Scotex Wow. E
come cassa finiamo con questi erano cartigenica corona. Ok, adesso andiamo alla parte vera e propria dei detersivi. Dunque, il primo è il Bioform, questo qua, che l'ho presi, se non erro, all'Eurospin o il Lidl, ora non mi ricordo più, ma penso più il Lidl. Allora, mi piace tantissimo, è veramente ottimo come prodotto, pulisce bene, rilascia una profumazione abbastanza buona, non è aggressiva come profumazione né tantomeno come prodotto in sé per sé, disinfetta abbastanza bene, soprattutto per dirvi le mattonelle oppure i bagni, tutti i pezzi del bagno, quindi tutti gli igienici, ottimo davvero. E poi costa pochissimo, per il momento non lo riprendo perché ho preso la candeggina, quella Deox, che sto utilizzando. Già vi posso dire che mi sta piacendo. Poi candeggina DAT 5, sì, DAT 5, questo è dell'MD ed è buono, ha una profumazione abbastanza delicata, assomiglia tantissimo alla candeggina Lace Gentile, ottima sia per i bianchi che per i colorati. Devo dire la verità, diciamo che se si vuol risparmiare, invece di comprare la candeggina, che spesso e volentieri non si trova, ha una buonissima offerta, anche se spesso mettono dei detersivi con la scritta offerta, ma se vi fate un attimo bene i conti, tutta sta offerta non ci sta, per cui preferisco sempre prendere qualcosa del genere, perché comunque risparmio e ottengo sempre lo stesso risultato. Ho finito, l'ho messo qui dentro perché mi si era rotto anche il tappo di plastica, figuratevi, va bene. Il detersivo per lavare a terra V5, che questo qua lo trovate al Lidl se vi può interessare. Questo ovviamente era alla lavanda, già l'ho ripreso, però non V5, sempre di un'altra marca abbastanza low cost, che ve l'ho fatto vedere nei detersivi nuovi che ho acquistato. Se non l'avete visto, ve lo linko su nelle schede. Insomma, è un buon prodotto, è 1,5 litri, dura abbastanza, rilascia una buonissima profumazione alla lavanda, per cui io vi consiglio di provarlo. Se non vi piace la lavanda, potete provare magari qualche altra profumazione, però lava bene e diciamo che non è acqua, ecco, nel senso che comunque fa schiuma e pulisce bene i pavimenti. Ho finito la pellicola, questa qua, che l'ho già ripresa tra l'altro. Poi altra pellicola, questa è quella trasparente, eccola qua. Ho finito il Dexal, questo qua, spray mousse con candeggina, che anche nel video dei detersivi acquistati, anche questo ho ripreso, mi è piaciuto tantissimo, mi piace proprio come pulisce il bagno, ma spesso e volentieri lo utilizzo anche per la cucina, per disinfettare tutto quanto, insomma, perché comunque all'interno ha la candeggina e mai oggi, ma soprattutto oggi come oggi, è meglio utilizzare prodotti con candeggina all'interno, in modo tale che si ha la sicurezza di aver pulito bene. Poi detersivo per la lavatrice, ho finito il Sole, anche di questo già ve ne ho parlato, anche quando l'ho acquistato, questo si trova un po' dappertutto, è comunque un prodotto abbastanza low cost e mi è piaciuto tanto, anche la profumazione, anche qui in questo caso, come avete potuto ben capire, è alla lavanda. E io purtroppo quando mi fisso su una cosa, che sia una profumazione o che sia altro, alla fine cerco sempre quella cosa in tutte le situazioni, in tutte le cose che vedo. Comunque, a parte questo, mi è piaciuto tanto.
lava bene i detersivi, lava bene i capi, li rilascia abbastanza profumati e che dire, ve lo consiglio. Fabuloso, questo qui è l'ammorbidente alla lavanda sempre, anche questo è stato ottimo, mamma mia, questa poi tra l'altro, quindi in combo, se voi fate una lavatrice che utilizzate magari la stessa profumazione, non dico magari la stessa tipologia di prodotto, magari la stessa marca, con la stessa profumazione, ma almeno soltanto la stessa profumazione. Cioè, i capi veramente vi rimangono profumatissimi più a lungo, ma questo ragazzi, io non lo so, sarò io fissata con la lavanda, ma a me mi fa star bene, mi tranquillizza, mi piace, insomma, buonissimo. Ho finito detersivo per gel, detersivo gel per macchine lavastoviglie, questo qua finalmente. Questo, come sapete, faceva parte di un kit di una collaborazione che feci molti, molti, molti mesi fa e finalmente è finito. No. Poi, spuma di champagne per i capi neri, questo qui, praticamente. Questo qui è all'argan, black argan. Buonissimo, questo ovviamente oltre ad avere una buonissima profumazione lava bene i capi scuri, che sia blu, che sia il nero, veramente buonissimo, una profumazione top e molto delicato davvero. Poi Chantecler è una garanzia. Poi ho finito questo, no, guardavo perché all'interno praticamente ho tolto la ricarica, perché praticamente cosa che io non sapevo tra l'altro, che questo tubicino qui praticamente non sapevo che avesse una ricarica, che si poteva comprare una ricarica a parte, e quindi io prendevo molto molto intelligentemente, prendevo tutta la confezione che era finita e la buttavo, no? Dopo che vi facevo vedere il prodotto. Invece poi mi sono accorta, infatti ve l'ho fatto vedere anche in un video recente di acquisti di detersivi, che si potevano acquistare soltanto le ricariche, e quindi come si chiama? Il tubicino, diciamo così, me lo sono tenuto e ho buttato ovviamente la ricarica che ho finito, che era alla lavanda. Ovviamente, però non l'ho ritrovato alla lavanda, ho preso altre profumazioni che, se volete vederlo, trovate comunque il video su tra le schede. Che sarebbe questo? L'ho trovato, eccolo qua, va bene, era caduto. Poi ho finito il brillantante DAT 5 per la lavastoviglie. Non mi dilungo perché comunque già ve l'ho parlato, è buonissimo, mi trovo bene. La lavastoviglie è scelta bella brillante, insomma, così. E poi ho finito il pronto per i mobili, questo qua. E che dirvi, questo è veramente un prodotto ormai che esiste da anni, ma anche in questo caso lavanda. Comunque, buonissimo, però per ora non lo riprendo perché comunque sto utilizzando un altro prodotto, per cui buono, ma da ricomprare magari più in là. Poi infine ho finito questo qua, non mi ricordo che cos'era, perché uscì dalla lavastoviglie che acquistai, ma penso sia un brillantante. Uscì all'interno della lavastoviglie e ovviamente finish è una garanzia, è buonissimo, per cui buono. E infine sacchetti della Spezzatur. Ok ragazze, per questo video è tutto,
Io spero che questo video vi sia stato un po' di compagnia. Fatemi sapere che cosa avete finito voi per quanto riguarda gli detersivi in questo periodo, con un commentino giù. Io vi ricordo di andare a vedere il video di Michela, che trovate anche il link di Michela giù nell'info box, quindi non vi resta altro che cliccare tutte le informazioni che troverete tutto 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 sotto. E che dirvi di più? Io mi auguro che questi miei video vi facciano un po' di compagnia in questi giorni abbastanza duri per un po' per tutti. Io spero che i miei video vi portino comunque un sorriso, che vi portino comunque un po' di compagnia, perché comunque in questo periodo un po' così, un po' brutto, un po' per tutte, un po' per tutti, io penso che abbiamo bisogno di, anche se a distanza, di rallegrarci un attimo, di sorridere più che altro, di farci compagnia l'una con l'altra. E non c'è nulla di meglio che fare di farci compagnia a distanza. Quindi, ragazze, io mi raccomando, seguite le regole. Mi raccomando, ragazze e ragazzi, siate coscienziosi, rimanete a casa, non uscite perché ne vale della salute di tutti, di tutti, tutti, tutti. Io vi mando un grande bacio. Un abbraccio forte forte, noi se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!